Radio Amatore Broadcast, un altro ospite, questa volta parliamo di auto, di motori, ma soprattutto di hi-fi per le auto. È con noi il coordinatore, il supporter ufficiale di tutta l'area automobilistica di Radio Amatore di quest'anno. Dici un po' di cosa ti occupi? Allora, io mi chiamo Davide, sono in primis un rappresentante supporto, perché come mestiere faccio il rappresentante di questo mondo, e creo supporto a questa associazione che si chiama Associazione H, che è un'associazione di installatori specializzati nel settore delle hi-fi car e non solo, supportano concessionarie e tanto altro. E ormai dopo, penso, non so, ho perso il numero dei tantissimi anni, tantissime edizioni, siamo ancora presenti in fiera quest'anno, con presenti nel padiglione 7, 8 e 9 come ogni anno, dove all'interno del padiglione 7 ci saranno tutte le aziende sponsor che supportano questa associazione. Ascolta, Radio Amatore, questa fiera si chiama Radio Amatore nel marchio, è hi-fi car, perché comunque il settore dei vostri padiglioni è comunque uno dei live motive degli ultimi anni, e più degli ultimi anni, quindi è una cosa molto importante legato alle auto. Poi sono stati aggiunti anche il settore del tuning, e ci sono quest'anno anche delle altre novità che poi andremo a snocciolare. Sono tre padiglioni più quest'anno nuovamente un'area esterna che è diversa da quella dell'anno scorso, ma ci saranno delle novità. Puoi farci un excursus su quanto è questo mondo automobilistico all'interno della fiera di Pordenone, all'interno di Radio Amatore Hi-Fi Car? Allora, sabato 21 avremo la finale nazionale, quindi la finale nazionale One Car, quindi si parla autovetture venute da tutta Italia, sì, le migliori classificate, per sfidarsi nell'ultima competizione. In cosa si sfidano? Non è una gara di macchine che corrono. No, si sfidano, abbiamo dei giudici formati che faranno delle prove di ascolto all'interno delle vetture, quindi una gara di impianti audio, per chi non fosse mai venuto. Sì, benissimo. Impianti audio. Dopodiché ci sarà un raduno tuning gestito da RPM Events. Quindi le macchine, chiamiamole così, elaborate a livello estetico e anche motore, ricolorate e con un'aggiunta di pezzi un po', per chi magari non è mai venuto, un po' come si vedono nei film anche, no? Sì, un Fast and Furious, ecco, chiamiamola così. Un Fast and Furious in salsa pordenonese, in salsa triveneto e anche qualcosa anche di più. Dopodiché avremo sempre sabato, magari qua ne parliamo dopo, perché va su bene, quest'area esterna questa novità. Poi domenica avremo la prima gara nazionale del 2018, quindi le stesse auto che parteciperanno alla gara One Car, quindi dell'audio, la domenica faranno la prima gara dell'anno. Quindi oltre questo poi ci sarà raduno tuning, e più abbiamo riportato il One Bus. One Bus è un'altra competizione a livello di audio, che praticamente andiamo a misurare in decibel la potenza degli impianti, quindi chi ha il subwoofer più grosso e più potente ha che qualità, e anche no, qua si basa proprio sui decibel. Quindi c'è un po' di tutto: qualità per l'altra gara, potenza, sì, tuning, e poi nello spazio all'aperto di cui parleremo dopo, ma in due parole cosa troveremo? Troveremo all'esterno del padiglione 9 sempre quattro ruote ma avremo una pista attiva, dove avremo presente gli MDSS con i loro quad, che praticamente MDSS vuol dire mai dritta sempre stort, perché sono sempre su due ruote,
che sono stati già presenti l'anno scorso. Quindi abbiamo i quad, bellissimi. I quad. E la novità è il TS Team di Monfalcone, è una squadra sportiva di guida acrobatica. Saranno quattro piloti con quattro BMW che ci faranno vedere quello che sono fatti. Quindi abbiamo anche i Boy Duke della situazione. Bravissimo. E via. Allora, sei stato chiarissimo, noi ti ospiteremo nuovamente dove ci spiegherai la parte esterna. E noi dove ti troviamo? Se qualcuno viene e vuole salutare te proprio. E io mi occuperò prettamente della parte esterna, sarò lo speaker ufficiale della parte esterna. Perfetto. Quindi fuori dal padiglione. Grazie al nostro ospite, sulle mani per lo speaker e ci vediamo qui a Pordenone a Radio Amatore Hi-Fi Car 2018. Grazie mille. Grazie a voi.